dar principio a questo secondo incontro del ciclo Temi di Vita. L'incontro ovviamente fa parte di una serie di momenti di conversazione, confronto sulle tematiche della bioetica fortemente voluti dalla diocesi di Teramo. Abbiamo, come potete leggere dall'invito che vi ho lasciato sulle sedie, un programma pieno di relatori di assoluta caratura, di persone che possono chiaramente darci un messaggio importante su temi tanto difficili. Mi sono preso io la briga di organizzare questo ciclo di incontri, come sa chi è venuto la volta scorsa, con la collaborazione ovviamente dei frati francescani e l'Immacolata, che ci danno questa bella sala per parlare, le strutture per così per audio e così e compagnia cantando, con la collaborazione anche dei medici cattolici italiani e dell'Associazione Diritto e Vita di Ascoli Piceno, oltre che del Comitato Verità e Vita di cui io faccio parte, oltre ad essere appunto il referente dell'ufficio della promozione e tutela famiglia e vita della diocesi. L'incontro di oggi è un incontro un po' speciale rispetto agli altri, perché? Perché mentre negli altri incontri, che come quello che abbiamo visto nel pool di inaugurazione e i prossimi che verranno, avremo a che fare soprattutto con esperti, non voglio dire teorici, perché in questi temi raramente l'approfondimento si discosta o si scinde dalla militanza. Per esempio l'ottoressa Baccaglini, che ha sentito la volta scorsa, è una psicologa che, oltre ad essere molto esperta del post-aborto e dell'accompagnamento alla morte, è una donna che aiuta le donne che non vogliono abortire, che aiuta le donne indecise a salvare i loro bambini e che accompagna alla morte le persone che nella sua vita si rivolgono a lei anche per questo. Quindi, oggi però parliamo con una persona, Andrea Torquato Giovanoli, giusto? Giovanoli, vedi, non ho azzeccato l'accento. Andrea Torquato Giovanoli, che oltre ad essere un amico, è una persona che ci racconterà la sua esperienza di padre, la sua esperienza di marito, la sua esperienza di convertito. Questo perché? Perché è chiaro, questo è un corso, come ho detto prima, un ciclo di incontri, come ho detto prima, in cui si cerca di esporre la visione della Chiesa Cattolica. È chiaro che quando parliamo di difesa della vita, abbiamo ben presente che si tratta di una battaglia che si può combattere serenamente, a testa alta, con argomenti meramente razionali. Ci sono argomenti giuridici, ci sono argomenti scientifici, gli argomenti psicologici, per dire che il concepito va difeso sin dall'inizio della sua vita, ossia appunto dal concepimento. Da cattolico dico che un'esperienza di vita familiare, complessa, profonda, qual è quella che ci racconterà Andrea, è un'esperienza che è necessariamente arricchita dalla esperienza del sacramento, del matrimonio. Quindi parleremo di famiglia, parleremo di matrimonio, parleremo di conversione e di come queste cose poi si siano non solo fuse in una storia che ci racconterà Andrea, ma anche abbiano prodotto anche ottimi e meravigliosi frutti, non solo la famiglia di Andrea, che poi di cui chiaramente leggeremo nel suo intervento tra le righe, ma anche due bei libri che ha scritto Andrea, e so che ne sono altri due praticamente in cantiere, che parlano di cose di Dio, e sono libri molto belli perché io ne ho letto uno e l'altro lo sto cominciando a sfogliare. Il primo è il Vangelo di Maria, per cui è molto conosciuto, diciamo, in determinati ambienti, perché racconta perfettamente, in maniera molto approfondita e anche, se vogliamo, con una forma, scusate il termine, di sentimento filiale, l'esperienza di Maria come la leggiamo nei Vangeli. Ed è un testo che, secondo me, quando si vuol parlare di famiglia, non solo quando si vuol parlare della Madonna, quando si vuol parlare di famiglia, è un testo che comunque va letto. Nell'altro libro invece, Nella carne col sangue, non vi dico più di tanto, non perché non l'abbia ancora letto, perché in realtà qualche pezzo l'ho letto, ma perché ha molto a che fare, proprio a livello di esperienza, con quello di cui parleremo oggi. Anche Maria ha molto a che fare con quello di cui parleremo oggi, ma oggi, diciamo, quella è la sua storia. Nella carne col sangue c'è la sua storia.
di papà. Ora, non voglio dire altro, voglio soltanto fare un piccolissimo cappello teorico che stonerà sicuramente col resto, ma dobbiamo parlarne. Parlare di famiglia oggi per un cattolico non è facilissimo, perché facciamo un esempio banale: se tu vai su Google e digiti matrimonio, che parola suggerisci subito dopo matrimonio Google? Matrimonio gay. Se tu digiti adozione, Google ti dice omosessuale. Se tu digiti genitorialità, responsabile contraccezione. In una situazione del genere è bene rendersi conto che noi come cattolici dobbiamo interrogarci sul valore del sacramento del matrimonio e su cosa voglia dire come impegno e come programma di vita, ma come uomini, se fosse possibile scindere queste due categorie, dobbiamo essere consapevoli che categorie che noi davamo per assodate, oggi assodate non sono più. Cioè, quando io parlo di famiglia, più o meno in tutti quei giorni si accende la lampadina uomo, donna, sposati. Forse fuori da qui, in alcuni si accende la lampadina uomo, donna, anche non sposati. Ancora più, tra virgolette, fuori di qui, si potrebbe accendere la lampadina famiglia uguale a due persone che si vogliono bene. Finché poi anche il numero due salterà, e potremmo arrivare a 3, a 4, al tempo dei Pax, dicevo che facevo allora anche i Trix, i Quax e compagnia cantando. Quindi è chiaro che parlare di queste cose in questi termini, confrontarsi con le persone, con i nostri conoscenti, con noi stessi, con i nostri dubbi, non è facile, perché ci stanno privando degli strumenti per ragionare. Cioè, quello che noi davamo per assunto, assunto non è più. Chi avrebbe potuto dire 20 anni fa che, almeno qui da noi, che ci si sarebbe posto il problema dell'adozione agli omosessuali? Penso nessuno. Eppure, se leggete gli scritti dei papi, ma anche semplicemente di qualche teologo, di qualche bioeticista, vedete che in realtà era già tutto scritto. Ci si sarebbe arrivati, ci stiamo arrivando. Allora noi dobbiamo sapere esattamente cosa rispondere in questi casi. E dobbiamo però partire, per avere risposte, partire dal dato oggettivo che le basi della domanda sono basi traviate. Cioè, quando ti parlano di adozione agli omosessuali, dobbiamo cercare di capire bene cos'è l'adozione e capire che adozione all'omosessuale è un ossimoro, è una cosa che non ha senso. Matrimonio gay non ha senso, è una cosa umanamente sbagliata, razionalmente sbagliata. Su queste basi si può inquadrare un discorso serio e sereno in materia di tutela della famiglia, un discorso serio e sereno di valorizzazione di questa cellula sociale che, chiaramente, alla luce del sacramento del matrimonio e alla luce di quello in cui tutti noi crediamo, assume una rilevanza ben superiore a quella già immensa che ha in termini di, appunto, mattone della società. Pensiamo soltanto, semplicemente, in termini proprio banali, umani, quanto hanno fatto le famiglie per arginare gli effetti della crisi, quanto fanno le famiglie ogni giorno per arginare gli effetti di uno stato sociale che a volte è deficitario. Perciò pensiamo ai genitori di figli disabili, pensiamo ai figli di genitori malati, che molte volte devono sopperire con la loro energia a risorse che non ci sono, non arrivano, non si sa dove stanno. Questo in termini meramente razionali, ma attenzione, quell'energia lì non arriva solo dai soldi e dal tempo che si ha, e si possono anche non avere, ma deriva dalla consapevolezza della profonda importanza che quella persona ha per noi. Deriva dalla profonda consapevolezza dell'importanza che una persona malata in casa, un figlio in difficoltà, un parente che ti chiede un aiuto, non sono soltanto, tra virgolette, una grana o un impegno, sono un modo di esprimere un amore, una promessa d'amore che abbiamo fatto col battesimo, abbiamo fatto con la cresima, abbiamo rinnovato nel matrimonio, anche se in termini diversi ovviamente, abbiamo rinnovato nel matrimonio. Quindi la cosa importante, mi permetto di dire, lascio la parola ad Andrea, è comprendere che la famiglia si regge su una corretta visione antropologica dell'uomo, altrimenti la famiglia non si regge, diventa qualcos'altro per forza. Se poi in questa visione antropologica, su questa visione antropologica, caliamo il sigillo del sacramento, seppure questo può sembrare ad alcuni un accessorio, beh, tanto è la stessa cosa, ci dicono, tanto è la stessa cosa, chi riesce a viverlo appieno, chiaramente non, io posso testimoniarlo da poco, sono sposato da 6 anni, chi certamente è sposato più primavera lo sa, chi riesce a viverlo appieno si rende conto che in quel caso lì la famiglia diventa un'altra cosa ancora.
mi permetto di dire, più bella, più profonda, più viva, e anche motivo di offrire al Signore la nostra vita su questa terra, il nostro impegno su questa terra. Lascio la parola ad Andrea, dopo il suo intervento chiaramente ci sarà spazio per domande, approfondimenti e via dicendo. Grazie innanzitutto di essere qua. E stamattina venendo qua in treno mi ero preparato un fogliettino con delle divertentissime battute per aprire questa relazione, però ho perso il fogliettino, quindi inizierò ad ammorbarvi con il racconto dei miei fatti miei sostanzialmente. Dunque, io non sono sempre stato cristiano cattolico in quanto battezzato, ma sono partito subito abbastanza male, in quanto mi sono allontanato, appena ho potuto, mi sono allontanato subito dalla fede, dalla Chiesa, perché ho ricevuto tutti i sacramenti, è il caso di dirlo, di rito, però una volta che ho raggiunto l'età, diciamo così, della ragione, io ho la mamma credente, il papà invece no. E appunto raggiunta l'età della ragione, quei 5-6 anni, ho iniziato a chiedermi ma perché io la domenica devo andare a messa quando posso stare a casa a giocare con Lego, e con la tacita approvazione paterna ho praticamente smesso da quel punto in poi di frequentare la chiesa. Quindi ho fatto un ventennio più o meno lontano dalla Chiesa, in cui ho avuto tutto il tempo e tutta la comodità di strutturare pregiudizi e preconcetti contro Gesù, la Bibbia, la Chiesa, soprattutto i preti, fino a quando poi ho incontrato quella persona che sarebbe diventata la mia futura moglie, che invece, essendo tutta casa e Chiesa, mi ha, come dire, vincolato a rientrare in contatto con questa realtà che presupponevo di conoscere, che in realtà non conoscevo per niente, perché per poter frequentare questa ragazza piuttosto impegnata per motivi di studio eccetera, e che tutte le messe benedetta ragazza, cioè tutte le domeniche andava a messa sta benedetta ragazza, per poterla frequentare ho dovuto per forza di cose frequentare anch'io un po' di oratorio e così, fino a quando siamo arrivati al fatidico corso prematrimoniale, questa annosa scocciatura che coinvolge i ragazzi che si devono sposare. Noi l'abbiamo frequentato con largo anticipo su suggerimento del nostro parroco di allora, che più o meno credo abbia capito il personaggio che ero e ci ha suggerito di fare il corso prematrimoniale in largo anticipo, quando noi avevamo una vaga idea di sposarci, ma neanche più tanto, e proprio per mettere alla prova, vedere insomma se ne saremmo usciti vivi e come ne saremmo usciti da questo corso prematrimoniale. All'interno di questo corso prematrimoniale io ho avuto la prima vera occasione di confrontarmi con i miei pregiudizi, perché mi è stata esposta la verità, quella che io pensavo di avere in tasca, e che in quel contesto mi sono trovato a fronteggiare, e quindi tutto quello che io pensavo della Chiesa, dei preti, banalità, le solite cose trite e ritrite, tipo che il matrimonio non l'hanno inventato i preti, il Papa in realtà è un tizio, è il successore di un tizio che a un certo momento della storia ha preso in mano lo scettro del potere e ha detto adesso comando io, cioè tutte queste cose qua. Ecco. Io in quel contesto invece mi sono state dimostrate le cose realmente come stavano. E lì ho iniziato, l'unico merito che mi sento di prendere in questa circostanza è quello di aver avuto l'onestà intellettuale di dire ok, va bene, allora resomi conto che non quello che pensavo io, che la mia idea era sbagliata, è sbagliata, va bene, allora facciamo tabula rasa e andiamo a vedere che cosa invece è vero. E così ho iniziato il cammino di conversione. Quello che però ha dato la svolta alla mia vita è quello che mi ha convinto, diciamo così, a giocarmici la vita nell'ambito di fede, è stato il crocifisso.
il crocifisso. Mia moglie pensa di avermi convertito lei e lasciamoglielo credere. In realtà chi mi ha dato la svolta è stato proprio lo stare davanti al crocifisso e vedere come questo Dio che ha predicato lungo, questo sedicente Dio che ha predicato lungo i suoi 33 anni di vita, l'umiltà, in realtà poi è morto nella maniera più umile possibile. Ecco, siccome sono stato educato a giudicare l'albero dei frutti, insomma, questa coerenza a me ha convinto. Parlo personalmente perché Gesù prende ciascuno per il verso che lui sa che è quello giusto, e a me mi ha preso per il principio di coerenza, una cosa che io per natura e temperamento cerco sempre di, mi viene naturale seguire, ecco, perché mi sono detto un Dio coerente è, per me è un Dio convincente, è un Dio convincente, è un Dio credibile. Però a quel punto lì, se davvero Gesù è Dio fatto uomo e la resurrezione a questo punto lo attesta la veridicità di questa cosa, mi sono detto, vabbè, uno potrebbe dire, va bene, ok, Dio si è fatto uomo, e allora? E allora se Dio si è fatto uomo, allora tutto quello che riguarda l'uomo riguarda principalmente Dio, e per contro tutto quello che riguarda Dio riguarda l'uomo. Questo significa, e ha significato per me nella mia vita, che ogni circostanza dell'umano non è più una contingenza meramente animale, che va bene, è quello che è, quello che ti capita prendi, e poi quando è arrivato il momento di tirare il calzino, chi si è visto si è visto. Ma se Dio per primo ha vissuto come uomo ogni circostanza dell'umano, ti dà l'opportunità di essere vissuta da Dio in comunione già qua in terra con quello stato di comunione perfetta con la divinità che sarà dopo, e questo dà senso alla vita. Io ho avuto modo di sperimentarlo poi successivamente, questo mi ha veramente aperto la porta, mi ha spalancato veramente una finestra sul modo di percepire la realtà, e poi è stato un cammino, ovviamente è stato tutto un percorso. Però già solo per questo io sono, ho iniziato, come dire, appunto questo cammino di conversione che poi mi ha portato a sposare mia moglie e a mettere su subito famiglia. Noi ci siamo sposati nel 2001 e c'è stato subito donato un bambino, Matteo, che quindi giovane famiglia, in affitto, insomma con tutti gli annessi e connessi, c'è stato dato questo bambino, questo Matteo, che però all'età di 6 mesi ha iniziato a manifestare una serie di problemi alle mani e ai piedi, una progressiva paralisi di mani e piedi. Noi abbiamo iniziato a portarlo dai medici, eccetera, e ci hanno detto che questo bambino era affetto da una malattia di tipo genetico. Con vari esami che gli hanno fatto, hanno visto che è una malattia che tuttora rimane sconosciuta. Una malattia che adesso io sono in grado di dirvi quello che allora non si era ancora capito. È una malattia che causa la demielinizzazione del sistema neuromuscolare periferico, il che vuol dire che praticamente il sistema nervoso che adibito a portare il segnale dal cervello al muscolo inizia a non funzionare più, inizia a deteriorarsi. Questo comporta la progressiva paralisi degli arti, perché coinvolge il sistema neuromuscolare periferico, e quindi parte dalle fibre lunghe, che sono quelle delle gambe prima di tutto, e poi quelle delle braccia, lasciando i muscoli molli, che quindi pian piano si atrofizzano e nella pratica si traducono in una progressiva paralisi. Quindi nostro figlio non ha mai raggiunto la possibilità di tenersi in piedi da solo,
tantomeno di camminare, aveva una manipolazione molto deficitaria, se non che questa malattia è risultata progressiva e nell'arco di un anno e mezzo ha iniziato a coinvolgere, come abbiamo scoperto successivamente, il diaframma, che evidentemente è regolato dal sistema neuromuscolare periferico, paralizzandolo. Quindi il diaframma ha iniziato a comprimere i polmoni e ha portato a un arresto cardiorespiratorio il bambino, che è morto nella notte tra il 26 e il 27 di dicembre, all'età appunto di quasi un anno e mezzo, 16 mesi. E questo è stato il primo evento, una prima opportunità, visto in retrospettiva, di come dire, datami per testare in maniera cogente la fede, perché quel Dio che avevo riconosciuto come un Dio d'amore, un Dio buono, che addirittura muore per me, per la mia salvezza in croce, per l'amore che ha, che letteralmente gli fa strappare la pelle di dosso, ecco, adesso in quel momento lì, dalla perdita del primo figlio di Matteo, non mi sembrava più tanto buono. Però in quel momento le alternative erano due: il cielo era vuoto e questo Dio o non era buono o non c'era, non è che fa molta differenza, il cielo è vuoto, ma allora a quel punto lì, come dire, lanciare le grida contro un cielo vuoto non ha senso, siamo tutti schiavi di una contingenza appunto animale che io avevo vissuto per 20 anni. L'alternativa era che Dio c'è, è un Dio d'amore, che però agisce in maniera misteriosa. Io in quel momento ho voluto riscommettere, dopo la primissima volta davanti al crocifisso, ho voluto riscommettere su Dio, cioè mantenendo come vera l'alternativa che Dio è buono, è un Dio d'amore, ma che agisce in maniera misteriosa. Questo però mi ha portato successivamente a, e lo dico, è stata una prova piuttosto pesante, che anche con mia moglie ce lo siamo detti più di una volta: se non avessimo avuto la fede, probabilmente non saremmo riusciti, a superarla. Noi in quel frangente abbiamo offerto in un certo qual modo il dolore e la morte di nostro figlio a Dio, perché era giusto farla. In retrospettiva era giusto farlo, in un'ottica di fede. In retrospettiva adesso mi rendo conto che quell'offerta ha significato in realtà vivere in comunione con l'ottica della croce, così come l'ha vissuta Maria, vivere il punto centrale della redenzione. L'innocente che soffre è colui che è più simile a Gesù, che è l'innocente per l'eccellenza, che con la sua sofferenza redime il mondo. Ecco, in un certo senso, con la nostra offerta del dolore e delle sofferenze che ha subito nostro figlio in quel contesto, nostro figlio c'è morto in casa, mi è morto tra le braccia, ho avuto questo arresto cardiorespiratorio mentre era quella sera lì. Lui aveva una serie di bronchitine che noi imputavamo ai dentini, in realtà erano dovute al deficit respiratorio che gli stava causando il diaframma, e quindi aveva appunto questo catarrino, riusciva a respirare poco e male. Io mi ero reso conto quella sera lì che tenendolo in braccio piuttosto che lasciandolo sdraiato respirava un po' meglio, e quindi me l'ero preso in braccio. Era il 26 dicembre, non c'era in giro nessuno, e portarlo al pronto soccorso sarebbe stato più o meno inutile, e quindi mi sono detto: vabbè, passo la notte in bianco, me lo tengo in braccio, poi domani mattina lo portiamo eventualmente al pronto soccorso. Ecco, mio figlio ha avuto il primo ed unico arresto cardiorespiratorio in quel frangente. In quel momento, adesso,
perché in quel momento non avevo probabilmente neanche la capacità di vedere il senso generale delle cose, che si scopre con un pochino di distanza. Ecco, però adesso riconosco che in quel momento ho avuto l'occasione di sperimentare proprio la croce, così come l'ha sperimentata Maria, stando ai piedi di questo bimbo che in un certo senso, io adesso probabilmente oggi pomeriggio io vi scandalizzerò un pochino, perché verrò fuori con delle cose che, perdonatemi, abbiate pazienza, spero che poi alla fine si capisca tutto. In quel momento mio figlio stava salvando il mondo insieme a Gesù. In quanto innocente sofferente, innocente che moriva, nella nostra offerta di questa sofferenza, di questo dolore a Dio, diveniva Lui corredentore del mondo in Cristo, perché con le sue sofferenze andava a partecipare, a guadagnare meriti che sarebbero poi stati gestiti da quella grandiosa manager che è la Madonna nel riequilibrare la partita doppia della salvezza, no? Andava ad accumulare crediti presso Dio che sarebbero stati poi utilizzati per compensare dei debiti maturati per dei peccati di chi? Ecco. E noi dopo questa situazione ci siamo presi, come coppia, mia moglie ed io, ci siamo presi un po' di tempo per metabolizzare questo evento. Io parlo personalmente, imputo questa presa di tempo a un ritorno di chiusura, perché prendevo la scusa che appunto questa esperienza aveva inciso profondamente nella mia vita di allora per, come dire, sostanzialmente rimanere chiuso alla vita. Sono passati 3 anni durante i quali io ho praticamente avuto una specie di scapolato di ritorno, no? Perché appunto ci siamo trovati noi famiglia di neosposi, neofamiglia, subito con un bambino, con tutto quello che può voler dire, ci siamo ritrovati per la prima volta coppia di sposini, e quindi tutto il tempo che prima era occupato dal bambino ce lo siamo ritrovati tra le mani così, ci siamo ritrovati in una situazione appunto di vivere per la prima volta come coppia. E anche un po' sull'onda del lutto, del momento drammatico che avevamo vissuto, abbiamo iniziato a cercare di prenderci proprio degli svaghi, a concederci dei divertimenti che potessero appunto, come dice la parola, spostare la nostra attenzione da quell'esperienza a qualcosa di più leggero. Se non che la natura umana ferita dal peccato originale ti prende poi la mano e, almeno per quanto mi riguarda, ha iniziato a prendere tanto spazio nella mia vita, anche nell'ambito matrimoniale, perché appunto ho iniziato a riprendere tutte quelle passioni che avevo in gioventù e che non avevo mai potuto vivere da sposato, quindi da persona uscita di casa, quindi con tutta una libertà sia di tempo ma anche una capacità economica maggiore. Mia moglie per contro, insomma, sia io che mia moglie siamo andati dietro ai nostri temperamenti. Mia moglie ed io siamo due persone non diverse, opposte di più. Non è solo la questione che lei è freddolosa, io sono caloroso, cioè questa è la normalità. Noi siamo proprio due mondi paralleli, due mondi opposti, e lei ha un temperamento missionario. Lei, io dico sempre, le puzza la casa, nel senso che starebbe fuori 24 ore su 24, le piace andare a fare le gite, io per contro sono, dico sempre che le pantofole sono un'estremità naturale delle mie gambe, non sono, ecco, laddove lei è missionaria io sono un claustrale, ecco, e quindi riuscire a convivere
in una realtà matrimoniale con questa diversità di temperamenti, di carattere, di provenienza, non era facile. In quel periodo ci siamo un po' lasciati andare. Lei è diplomata in violino, andava nelle orchestre, si stordiva di musica, come dico io, andava a suonare in due o tre orchestre, era più o meno sempre fuori. Io per contro, avendo la casa libera, invitavo gli amici. Io gioco di ruolo, non so se avete presente Dungeons and Dragons, insomma, tutte queste menatine qua. Ecco, io mi ammazzavo di quelle cose, il fantacalcio, andavo a giocare a pallone, queste cose qua. E questo però ha fatto sì che nella nostra vita di coppia e matrimoniale iniziassero ad accumularsi quello che il vecchio parroco diceva, lo strato di polvere, no? Che tu manco te ne accorgi e intanto questa si forma. Se non spolveri quotidianamente, ti ritrovi poi a un certo punto che hai accumulato talmente tante stupidaggini nel tuo matrimonio, talmente tante occasioni di discussione, eccetera, che poi basta quel 5 minuti preso male che fai l'ultima sfuriata, l'ultima litigata e poi crolla tutto il castello di carte. E, ecco, noi ci siamo andati vicino, se non che io sentivo dentro di me, nel rapporto di fede che avevo, l'ho detto prima, sono uno che per temperamento ama la coerenza, e mi sentivo diviso in me stesso, perché vedevo la contrapposizione tra l'idea che avevo di matrimonio sacramentale, un'idea come di risposta a una vocazione, e quello che in realtà vivevo, che era praticamente una convivenza. Certo, il sentimento per mia moglie c'era comunque, però ammetto, più che ammettere, confesso che sempre più spesso il fatto di dover sopportare sta persona in casa mi pesava, perché mi ritrovavo spesso a dire, però cavoli, come sarebbe bello poter essere libero di andare a giocare a pallone senza nessuno che ti dice ma vai, sei sempre fuori, quella sui giù, insomma, tutte queste sciocchezze che poi si accumulano e distruggono poi i matrimoni. Io avevo appunto questa dicotomia interiore in cui che mi divideva e mi metteva di fronte alla mia incoerenza, e questo mi inquietava profondamente, tant'è che forse subodorando che eravamo alle soglie della crisi finale, ho iniziato a, perché comunque io continuavo il mio cammino di fede, stavo sempre attaccato a Gesù, facevo il cristiano ordinario, si può dire, però sentivo che mancava qualche cosa. E ho iniziato in quel periodo, mi sono ritrovato, perché non è stata una cosa proprio consapevole. Io adesso sono convinto che ci ha messo mano la Madonna. In quel periodo mi sono ritrovato a pregare durante l'Eucaristia secondo questa formula che mi è venuta spontanea. Pregavo Gesù, dicevo, circoncidimi il cuore, perché sentivo di essermi autoescluso da quell'alleanza che lui mi aveva proposto con il matrimonio, e quindi intimamente ci volevo rientrare, perché sapevo che ci si stava bene nell'alleanza con Dio, e quindi chiedevo, però mi sentivo veramente diviso, incatenato da tutte queste distrazioni, da tutte queste cose che mi portavano via tempo, energie, quell'unica vocazione a cui in realtà avevo risposto, che era quella di amare mia moglie e farmi dono totalmente per lei. E Gesù mi ha preso in parole e mi ha circonciso il cuore. Io lo spiego in questa maniera perché, come tutti i movimenti interiori, è difficile riuscire a tradurli in parole. In realtà questo per me ha significato
divenire consapevole che tutte quelle distrazioni, tutti quegli hobby, tutte quelle passioni che io stavo coltivando erano in realtà delle catene, vere e proprie catene che mi tenevano intrappolato al mondo e non mi consentivano di appunto rispondere a quella vocazione, che in quanto vocazione non veniva da me stesso, veniva da un altro. E quest'altro, che guarda caso era Dio, e mi ha creato, conosceva esattamente quello che ci voleva per me, tant'è che mi aveva messo accanto questa donna che, per quanto fosse diversissima, all'opposto, agli antipodi da quello che ero io, evidentemente lui, che sa tutto, sapeva che era quella giusta. Ecco, allora io lì mi sono reso conto e ho detto no, vabbè, io in questa trappola non ci voglio più stare, e ho iniziato nella pratica, poi ho tradotto questa metanoia, questo cambiamento interiore, questa seconda conversione, come si dice. Ecco, dicevo appunto, questo cambiamento interiore poi ha significato tradurlo nella realtà cercando di scatenarmi, no? da tutte quelle passioni, quelle distrazioni che mi tenevano legato. E quindi ho iniziato, ho piantato lì il fantacalcio, poi ho piantato lì di andare a giocare a pallone. Adesso so che mi farò odiare dai mariti, però veramente ho tagliato di netto tutto quello che erano che mi sembravano degli impedimenti a rispondere e a recuperare tempo, energie da dedicare, da sacrificare, diciamo così, in olocausto, nel senso buono del termine, sull'altare del matrimonio. E perché avevo compreso, mi è stato dato di comprendere una realtà fondamentale, che la diversità del mio modo di essere con quello di mia moglie, in realtà non era una difficoltà, un ostacolo, ma anzi era un'opportunità, una ricchezza, perché è vero che mia moglie era la mia croce, lo è tuttora mia moglie la mia croce, però è cambiato il mio sguardo nei confronti di questa croce, perché mia moglie è la mia croce, nel senso che è quel legno, quel santo legno a cui io vengo chiamato a lasciarmi distendere, no? A lasciarmi trafiggere con chiodi d'amore, come diceva Santa Caterina da Siena, che Gesù è stato tenuto in croce da chiodi d'amore, no? Per lasciare, cioè per veramente vivere il mio essere dono a lei. E quindi tutte quelle difficoltà di comprensione, le diversità di carattere, il temperamento opposto, eccetera, non erano, come dire, da subire, ma anzi erano tutte opportunità per diventare un marito migliore, per diventare un padre migliore, per diventare un uomo migliore. E in realtà era un veicolo, che uno strumento, dire strumento è brutto, però capitemi bene, mia moglie era lo strumento per raggiungere la santità, quella santità a cui Dio, che mi conosceva e sapeva fin dall'inizio che non ero adatto per, come dire, il sacerdozio ordinario, diciamo così, mi ha messo insieme questo strumento per agevolarmi il tragitto, no? Ecco, amando mia moglie, io amavo Dio, e amavo Dio amando mia moglie. Questa per me mi si è squadernata davanti questa realtà, che mi ha stravolto completamente la prospettiva e mi ha portato poi a un cambiamento che è diventato fattivo, perché mi ha portato poi a iniziare ad adottare la logica della croce anche nella mia vita, nella pratica. Faccio un esempio che mi porterà ancora più odio da parte dei mariti. Ancora adesso mi capita di avere discussioni con mia moglie, eccetera. Io ho adottato questa tattica, diciamo così, questa strategia di fondo. Quando mi trovo arrabbiato con mia moglie per un qualsiasi cosa, mi metto subito a cercare un gesto di servizio da fare nei suoi confronti.
adotto la logica della croce, no? Visto che mentre sto litigando con mia moglie diventa il mio nemico, e allora siccome vengo chiamato ad amare il mio nemico, e allora lo amo. E questo si traduce normalmente nel trovare, individuare un mestiere da fare in casa e mettermici a farlo. Quindi so se ci sono i piatti da lavare, inizio a lavare i piatti, così anche mia moglie capisce che sono arrabbiato con lei. Questa è proprio la logica della vivere questo gesto di servizio, però con il cuore giusto, nel senso che appunto seguendo la logica della croce, nel custodire il cuore mentre sei lì che, non so, strofini il pavimento, cioè farlo per lei, non solo perché lei, se lo fai tu, lei non ha più da farlo, e questa è già una cosa buona e giusta, ma proprio nel farlo come gesto di servizio, cioè nel morire a te stesso per quella che in realtà, cioè, hai solo giurato di fronte a Dio e a Dio di amare con tutto te stesso. Insomma, tu non, nel momento in cui ti sposi davanti a Dio dici io mi faccio totalmente dono per questa donna, il che vuol dire che non sei più tuo, sei suo, giusto? E questo ha due vantaggi, tre in realtà, perché uno è che c'è la casa linda e pulita, due che ti dà la possibilità di appunto vivere la croce, ma siccome siamo fatti anche di carne e sangue, ti dà la possibilità di sfregare bene, insomma, fare quello che fai con una carica che ti dà la possibilità di convogliare quell'arrabbiatura che c'hai dentro e svuotarti il cuore. Quando ti svuoti il cuore con un atteggiamento che riflette la logica della croce, e quindi quell'atteggiamento, io mi ci ritrovo sempre quando mi capitano queste occasioni, cerco sempre di mi immedesimo nella situazione, cercando la comunione con Maria, no? Penso a come Maria, che anche lei assettava casa, faceva le cose di casa, quindi lavava le stoviglie, ecco. E quando ti rimballo Maria, stai tranquillo che lo Spirito Santo arriva. In quel momento tu svuoti il cuore dalla rabbia, hai il cuore vuoto che si apre all'azione dello Spirito. E io lo dico per esperienza personale, capisci che l'arrabbiatura sono sempre per stupidate, e veramente ti ridimensiona la realtà e ti fa vivere nella logica della croce. Questo mi ha portato addirittura a comprendere come il matrimonio cristiano, in quanto sacramento, quello che si chiama la grazia di Stato, no? In realtà non è un gioco a due, è un gioco a tre, perché chi ti sposa è Gesù, è Dio, io stesso, no? E ti sposa non è il sacerdote che fa i gesti. E quindi all'interno del matrimonio, tenendo presente Gesù con una strizzatina d'occhio alla Madonna, si riesce a rivivere il miracolo di Cana. Ogni volta, invitando nel proprio matrimonio e tenendo la Madonna, arriva anche Cristo, e quindi tenendo Cristo nel matrimonio ti rendi conto che quando arriva a mancare il vino, e il vino prima o poi manca in tutti i matrimoni, perché abbiamo una natura ferita dal peccato originale, il nostro amore non è sufficiente, se tieni dentro Gesù, come dire, lui è corresponsabile, perché nel sacramento del matrimonio hai, come dire, firmato un contratto anche con lui, e quindi siccome è lui che ti ha sposato, hai tutto il diritto di andare lì e tirargli la manica e dire: ascolta, ci sei coinvolto anche tu, sei corresponsabile di questa situazione, tu lo sai che io non sono sufficiente a me stesso, quindi insomma datti una mossa, come dire, come dice la Madonna, non abbiamo più vino, fai te. Ecco, sistematicamente quando ti affidi in questa maniera, se non interviene subito lui, interviene la Madonna e gli fa trasformare ancora una volta, e tutte le volte ti ritrovi con vino più buono e più abbondante. E quindi come conseguenza
Ultima ma non ultima di questo cambiamento, c'è stata una mia totale riapertura alla vita, perché io ero quello che andava con i piedi di piombo, perché insomma l'esperienza che avevamo vissuto eccetera eccetera, e mia moglie ogni tanto tornava alla carica, ma dai proviamo a fare un altro figlio eccetera, dicevo sempre di no, temporeggiavo, traccheggiavo eccetera. A quel punto lì, siccome ho, appunto io per me non ho, ho zero sfumature di grigio, cioè per me o è bianco o è nero, nel momento in cui il cambiamento è avvenuto, sono andato da mia moglie e ho detto ecco pronti, volevi un figlio, dai andiamo, io sono pronto. Lei è rimasta un po' così, ha detto oh, come, aspetta un attimo, però in realtà il suo istinto materno è sempre stato fortissimo e ci siamo riaperti alla vita con la giusta coscienza, insomma con cognizione di causa, e ci è stato donato subito un altro bambino che abbiamo chiamato Tobia, che questo è stato il sigillo, come dire, che il cambiamento era approvato, abbiamo avuto l'imprimatur da Dio che questo cambiamento era il percorso giusto da fare, ecco. Se non che questo bambino, poveretto, è partito subito male, perché al quinto mese di gravidanza mia moglie è scappato di partorire. Quindi ha avuto delle perdite sospette, prendi la moglie, portala subito in ospedale, aveva già la testa del bambino in vagina, insomma hanno cercato di fermare il parto, eccetera, ma non c'è stato niente da fare, si sono rotte le acque e questo bambino è nato di 5 mesi e mezzo. E nascere di 5 mesi e mezzo è considerato più un aborto tardivo che una nascita prematura. Infatti questo bambino fin da subito è stato tradotto dall'utero all'incubatrice, subito intubato con l'ossigeno, bombardato con vere e proprie sostanze dopanti, perché assolutamente non era preparato a vivere in autonomia. E abbiamo fatto in quel periodo della nostra vita, mia moglie e io abbiamo vissuto 3 mesi ai confini della realtà, perché avevamo questo bambino in ospedale, in incubatrice, che ogni giorno, ogni momento era tra la vita e la morte. Insomma, anche i medici hanno fatto tutto quello che potevano fare, poi a un certo momento ce l'hanno detto che al ritorno, ragazzi, noi più di così, adesso bisogna vedere un po' come si sviluppano le cose, quanta voglia ha di vivere questo bambino. Per cui mia moglie e io ricordo che passavamo più giorni in ospedale che a casa, più tempo in ospedale che a casa, e ogni giorno al mattino quando ci alzavamo ci guardavamo in faccia e dicevamo va bene, dai, andiamo a vedere se nostro figlio è ancora vivo. Ogni telefonata ci faceva sobbalzare, perché poteva essere l'ospedale che ti diceva guardate che vostro figlio non ce l'ha fatta, e vedevamo che man mano che passava il tempo anche i compagni di reparto di nostro figlio pian piano insomma si sfoltivano, ecco. Però questo bambino aveva voglia di vivere, insomma noi ancora una volta ci siamo trovati nell'opportunità di aggrapparci con maggior forza a Cristo, nel vivere anche questo periodo con la fede. Questo bambino aveva voglia di vivere ed è uscito brillantemente dalla prematurità. E ce lo siamo portati a casa, solo che i medici ci hanno detto guardate che con un bambino così prematuro subirà senz'altro, avrà dei ritardi sia a livello cognitivo che a livello motorio, per cui avete un bambino che appunto avrà dei ritardi, poi verranno fuori col tempo, perché sono tutte cose soggettive. E in realtà poi a livello cognitivo questo bambino era bello sveglio, però a livello fisico sì, insomma aveva dei grossi ritardi, soprattutto nella manipolazione, anche nel muovere gli arti, proprio così. E quindi vabbè, noi comunque abbiamo festeggiato l'uscita dalla prematurità di nostro figlio, e ci è stato donato un altro bambino. Quindi noi ci siamo ritrovati già subito famiglia di 4 persone, mia moglie aspettava un altro bambino, se non che all'età di 6-7 mesi anche Tobia ha iniziato a insospettirci, perché insomma i ritardi che aveva su gambe e braccia
ci puzzavano un pochino di malattia. Siamo andati per medici e ci hanno detto tutti: no, state tranquilli, al 98% è dovuto alla prematurità, questi ritardi non sono per la malattia. E in realtà poi abbiamo iniziato a vedere che la malattia del fratello si stava riproponendo pari pari anche su questo secondo figlio, perché non si trattava più di ritardi, erano proprio vere e proprie paralisi. Anche Tobia non ha mai raggiunto la posizione eretta, non ha mai camminato, non si è proprio mai retto in piedi, perché oltre alla malattia, appunto, questi ritardi della prematurità c'erano effettivamente. E noi siamo ripiombati a distanza di pochi mesi, con mia moglie, oltretutto, che aspettava un altro bambino, in una dimensione ancora una volta ai confini della realtà, così come l'avevamo vissuta con il primo figlio. Se non che questa volta, mentre con il primo figlio è stata una cosa un po' improvvisa, perché insomma abbiamo preso coscienza della malattia solo quando poi è morto in realtà. Questa volta, se non altro, leggevamo il percorso del secondo figlio con anticipo, e quindi anche ci è stato dato il tempo di abituarci, diciamo così, al futuro lutto prima che questo arrivasse. Abbiamo avuto la vera opportunità di accompagnare nostro figlio in tutto quello che è stato la degenerazione della malattia che poi l'ha accompagnato alla morte. E in quel contesto mi ricordo, e lo rivivo ogni volta che lo rievoco, come un periodo vi scandalizzo ancora, di stato di grazia, perché mi ricordo come in quel periodo io frequentavo la messa quotidiana, e mi ricordo le eucaristie di quel periodo mai più così partecipate. Davvero si assottigliava la pellicola che tiene divisa l'immanente dal trascendente, no? E vedevi tutte le cose in una prospettiva nuova, in una logica davvero trascendente. Noi stavamo in realtà accompagnando nostro figlio nel suo piccolo calvario, tant'è che poi quando, infatti la nostra serenità era come dire, stonata rispetto alle circostanze che stavamo vivendo. Mia moglie mi ha detto dopo che il fatto, lei, vabbè, aveva un figlio in grembo e in realtà stava vedendo il secondo figlio morire, però mi ha confessato dopo che in realtà quella gravidanza le ha dato la forza per poi sostenere questa cosa, un po' come se il bambino che aveva in grembo partecipasse e le desse la carica per portare questa croce. Io da parte mia leggevo proprio questo periodo come un'occasione di stare con Maria, in comunione con Maria ai piedi della croce, tant'è che poi quando ha iniziato ad avere i primi arresti cardiorespiratori l'hanno portato subito in reparto di terapia intensiva. Abbiamo fatto più o meno un mesetto in cui abbiamo riportato indietro le lancette dell'orologio, no? Quando lui era prematuro, perché anche lì vivevamo più tempo in ospedale che a casa. Anche lì tutte le mattine ti alzavi e andavi a vedere se tuo figlio era ancora vivo, ogni telefonata era possibile l'attrice di un messaggio, di un annuncio di morte. E quindi siamo ritornati in quel contesto, però con una consapevolezza diversa, almeno per quanto mi riguarda, tant'è che quando poi ce l'hanno dato a casa e i medici successivamente ci hanno detto che sapevano che una volta che ce l'avrebbero dato a casa sarebbe durato pochi giorni, perché oramai il diaframma, veramente, io avevo visto una delle sue ultime radiografie, cioè aveva i polmoni veramente al minimo sindacale, cioè il diaframma era arrivato quasi ai ronchi, e quindi questo bambino non era più autonomo nella respirazione, doveva indossare un caschetto di plastica che gli
coadiuvava la ventilazione e che gli dava un fastidio tremendo, perché quando poi infatti ce l'hanno data a casa quella notte lì, quell'ultima notte in cui, l'unica notte in cui è stato a casa, dormito nel suo lettino, lui non riusciva a prendere sonno perché aveva questo casco che gli dava un fastidio terribile. Oltretutto mio figlio, per via della prematurità, praticamente era muto, era diventato muto perché aveva le corde vocali già subito compromesse per l'intubazione, fin da subito, e a causa della scarsa capacità polmonare oramai non era neanche più in grado di, cioè piangeva ma non emetteva suono, tu vedevi questo frugoletto che piangeva, lo interpretavi dalla mimica facciale con questo caspone nel lettino. Mia moglie e io ci siamo dati il cambio quella notte lì, abbiamo fatto 5 ore per uno in modo da poter dormire, perché poi ci sarebbe stata tutta la giornata da affrontare, no? E nel mio turno io mi sono proprio visto, abbiamo portato il lettino in camera nostra e cercavamo quantomeno di acquietarlo, lo coccolavamo per farlo almeno rilassare, visto che non riuscivo a dormire. E io in quel contesto mi sono proprio sentito in comunione con Maria ai piedi della croce, perché io ero lì che contemplavo davvero questo mio bambino crocifisso nelle mani e nei piedi della malattia, che stava vivendo come dire i suoi ultimi attimi di vita, e davvero mi sono sentito, dico una parolaccia, privilegiato nell'avere l'opportunità di vivere così in profonda comunione con Maria il suo stare ai piedi della croce. E questo è davvero un privilegio, perché non è, è un'opportunità che non viene data a tutti i genitori. È come dire stare già con un piede in paradiso, senza però essere sulle soglie della morte, insomma, quantomeno personale. E oltretutto avere ancora una volta l'occasione di, offrendo tutto a Dio, insomma, l'orgoglio di padre, concedetemelo, di avere per figlio un corredentore del mondo, insomma. Mio figlio stava morendo per il mondo, ma in realtà per il cielo stava salvando anime con la sua sofferenza e con la sua futura morte. Il giorno dopo è morto, e mi ricordo che c'è morto in casa, ancora una volta sono riuscito a, come dire, ad accompagnarlo, mi è stata data questa possibilità di accompagnarlo fino all'ultimo momento. Ho preteso che venissero a prenderlo Gesù e la Madonna personalmente, perché se l'era meritato, ecco. E mia moglie, ho avuto come dire, il privilegio di assistere a questa scena, che ci tengo tutte le volte a raccontare perché è bellissima. Ho visto mia moglie prendere il suo bambino, svestirlo, lavarlo, scegliere i vestitini più belli, rivestirlo, e poi avevamo preso una cassapanchina nella sua cameretta abbiamo allestito una specie di camera ardente nella sua cameretta e lei l'ha posato su questa cassapanchina. Ecco, mia moglie in questi gesti ha fatto gli stessi gesti che ha fatto la Madonna quando Gesù morto in croce l'hanno deposto, gliel'hanno dato in braccio, lei l'ha svestito dei panni della crocifissione, gli ha lavato le piaghe, l'ha rivestito con la sindone e poi l'ha deposto nel sepolcro. Ecco, mia moglie ha rivissuto questa, veramente con Maria, tutta questa gestualità che ha salvato il mondo, perché poi è il momento topico, no, della redenzione. Io ho avuto il privilegio di assistere alla deposizione di Cristo in mio figlio e mia moglie che compiva questi gesti. È una scena che ogni volta mi riempie il cuore. E vieni. Ok, va bene. Allora taglio molto corto. Tobia morto, però avevamo quest'altro figlio, che Jonathan, che anche lui, combinazione, nello stesso giorno in cui è nato Tobia, anche lì quella mattina,
perdite sospette, quindi riprendi mia moglie al quinto mese di gravidanza, prendi mia moglie, portala in ospedale, stava partorendo. Insomma, in quel momento abbiamo scoperto che mia moglie ha un problema di incontinenza cervicale, per cui lei le gravidanze le porta fino al quinto mese, dopodiché deve partorire. E in quel momento ci siamo rimpiombati ancora una volta. Insomma, è stata un'altra opportunità di, come dire, chiedersi, ma insomma, questo Dio buono che tu hai riconosciuto come buono, è davvero così buono? Ecco, però c'è una discriminante rispetto a tutte le altre volte, perché ogni volta tu comunque come uomo, anche come uomo di fede, hai una memoria storica a cui attingere, per cui avendo riconosciuto fin dalla prima volta, anche in una, come dire, in circostanze misteriose, segnate dal mistero del dolore, comunque un'opportunità di redenzione, di senso positivo, di senso di salvezza, la volta successiva sei più forte se ricorri a questa, appunto, questa memoria storica, per cui è, come dire, un pochino meno difficile rinnovare il proprio sì. E anche in questa circostanza ci siamo trovati io e mia moglie, ci siamo guardati, hanno detto no, ma ancora, dico, signore, cioè, ce l'hai appena portato via un secondo, adesso anche questo dobbiamo ripercorrere tutto questo calvario che abbiamo fatto col secondo, eccetera. Ecco, e lì per l'ennesima volta abbiamo constatato come la nostra natura finita in realtà ci releghi ad avere un paraocchi, perché Dio in realtà aveva un progetto migliore per noi. Infatti questo secondo bambino sono riusciti a tenerlo in pancia di mia moglie, che ha comunque perso le acque, però è riuscita a portare avanti la gravidanza per un altro mese e mezzo, totalmente immobile a letto, senza acque, però il bambino è riuscito a crescere, quindi è nato quasi, insomma, di 7 mesi, più o meno di 7 mesi. E quando è nato, poi è arrivato il momento in cui ha dovuto partorire, quando è nato io e mia moglie l'abbiamo sentito piangere. E ci siamo guardati e ho detto, ma senti, mia moglie si chiama Emanuela, ho detto, ma senti, nostro figlio piange. E uno dice, vabbè, cioè, quando nasce un bambino è normale che si senta piangere. Però per noi quel pianto significava che nostro figlio era in grado di respirare. Il che significava che nostro figlio non sarebbe stato intubato, non avrebbe fatto incubatrice, non avrebbe dovuto ripercorrere tutto quel calvario che aveva percorso il secondo bambino. Quel momento per noi genitori, per una cosa banale come il pianto di un neonato, è stato un momento di vera resurrezione, perché quel pianto significava tutta una serie di cose belle che in quel momento in cui appunto guardavamo il cielo dicendo, Signore, un'altra prova ci dai. Lo dico subito, Jonathan è ancora qua con noi, così almeno la testa torna. Dopo Jonathan, che appunto ha passato il sesto mese, è arrivato all'anno e mezzo, eccetera, per cui ha bypassato allegramente tutta quel periodo in cui poteva insorgere la malattia, è stata una continua risurrezione per noi genitori. Noi vedere il nostro bambino che riusciva a raccogliere da terra le bricioline, che uno normalmente a un bambino dice lascia stare, non toccare quelle cose per terra, cioè, invece per noi il fatto che potesse raccogliere una briciolina per terra voleva dire che non era malato. Il fatto che potesse stringere un sonaglino in mano per noi era una vera risurrezione, perché significava che nostro figlio non era malato. Immaginatevi cosa ha voluto dire poter assistere per la prima volta al terzo figlio i primi passi del nostro bambino. Per noi è stata veramente una risurrezione, una serie continua di risurrezioni. Non solo, ma guadagnati in un contesto, in una prospettiva nuova di vedere la realtà, cioè riuscire ad assaporare tutte quelle piccole cose del quotidiano che normalmente vengono date per scontate, ma che scontate affatto non sono, perché in realtà sono vere e proprie grazie, una continua grazia, un profluvio di grazie che veramente si può sperimentare nella quotidianità. Ecco, noi le croci che avevamo portato ci avevano guadagnato questa continua resurrezione nelle piccole cose del quotidiano. È come vivere in comunione con Dio, è come vivere veramente quella caparra di paradiso che ci promette Gesù, nella realtà quotidiana.
Ecco, dopo Jonathan c'è stato un quarto bambino che però abbiamo perso al quarto mese di gravidanza, e forse è stato il bambino che la cui perdita mi ha fatto soffrire più di tutti, perché gli altri ho avuto l'occasione di tenerli in braccio, di conoscerli, questo invece questa occasione non mi è stata data. Però ringrazio il Signore, perché invece è stata un'opportunità di comprendere anche se in maniera finita, però profonda, quella sua paternità nei confronti di ogni anima. Perché se è vero che l'avere 9 figli salvi non ti dà pace per il decimo che perdi, è ancora a maggior ragione è vero come... Questo mi ha dato il senso poi per rivedere tutto quel periodo in cui io sono rimasto volutamente nel rifiuto di Dio nella mia vita, sentire come Dio nei miei confronti, in quel momento in cui io gli stavo lontano, lui soffriva in maniera lacerante la possibilità, il rischio di perdermi e perdermi per sempre, perché in realtà a me è andata meglio, nel senso che io ho perso un bambino che non ho mai conosciuto, e però nella certezza di conoscerlo dopo, quando andrò a raggiungerlo. Per lui è messo peggio, perché per lui il rischio è assoluto, è definitivo, il perdere un'anima per sempre. E questo mi ha dato la profondità di sguardo per comprendere attraverso la mia paternità anche la mia figliolanza a lui, e capire quello che gli ho fatto passare nell'arco della mia giovinezza a sto povero Dio, ecco. E dopo il quarto bambino c'è stato un quinto bambino, Christian, che anche lui è qua con noi, non è malato, cresce benissimo. Mia moglie ha fatto questa volta, sì, con cognizione di causa, una gravidanza subito cerchiata, immobile a letto, e che mi ha dato l'opportunità come marito di svolgere tutte quelle mansioni che normalmente un uomo non ha occasione di espletare, e vivere quindi un bel periodo di 9 mesi proprio come Maria, ecco, nel fare i mestieri di casa, eccetera. Se non che, ecco, Jonathan, mentre mia moglie aspettava Christian, il quinto bambino, il quarto bambino l'abbiamo chiamato Mattia, no? L'abbiamo battezzato col battesimo di desiderio, e quindi anche lui è insieme ai fratelli a intercedere per noi, ecco. Jonathan ha iniziato a manifestare i sintomi della malattia all'età di 4 anni, e per quanto quasi impossibile possa essere, anche secondo la detta dei medici, in realtà c'è la possibilità che una malattia genetica ereditaria possa manifestarsi all'interno di una stessa famiglia, su fratelli diversi, con modalità a età differenti. E infatti Jonathan ha iniziato a manifestare i sintomi della malattia a 4 anni anziché a 6 mesi. Noi siamo ripiombati in un periodo in cui io avevo mia moglie che totalmente mummificata in cova del quinto bambino, e l'altro, il terzo, che entrava in una prospettiva di morte, perché cioè, è arrivato proprio il momento in cui mio figlio ha perso l'uso delle gambe, ha iniziato a non poter più camminare, non riusciva neanche più a tenere in mano un pennarello, eccetera. Ci siamo rimessi nelle mani del Signore, ci siamo abbandonati alla sua volontà, e ancora una volta l'aver accolto nella nostra vita la croce, così come l'ha fatto Gesù nel Getsemani, ci ha poi portato a sperimentare quella perfetta letizia che descrive Francesco, no? Che dice al suo confratello Leone, quando gli dice: tu puoi anche andare all'inferno a convertir diavoli, ma non è la perfetta letizia. La perfetta letizia sarà quando ci troveremo alle porte di Santa Maria, al freddo, affamati, e non solo non ci faranno entrare, ma ci bastoneranno anche. Ecco, lì saremo in comunione con Gesù, sperimenteremo la perfetta letizia. Ecco, noi sono state date tante occasioni e abbiamo sperimentato come davvero Dio non tolga la prova, però ti dia la pace del cuore. E questo ti fa capire come è possibile
per i martiri andare incontro alla morte con un sorriso. E abbiamo accolto anche questa croce nella nostra vita ed è arrivata la risurrezione, perché hanno trovato una terapia sperimentale che ha arrestato i sintomi della malattia. Il nostro figlio Jonathan deve seguire questa terapia ogni 3 settimane, però se non altro ha stabilizzato la situazione e ci ha dato l'opportunità di fargli fare un'operazione ai piedi che gli ha permesso di riacquistare la posizione eretta, non solo, ma anche la deambulazione. Ecco, noi, immaginatevi, noi come genitori abbiamo avuto il privilegio, forse più unico che raro, di assistere ai primi passi di nostro figlio non una ma 2 volte, e la seconda volta con una gioia ancora maggiore e più piena della prima volta. E adesso concludo con la notizia che stiamo aspettando il 6° figlio, che è una bambina, finalmente, dopo 5 maschi, finalmente una femmina, il che mi fa sentire promosso come padre dal beneplacito di Dio, di dire: ecco, adesso sei pronto per crescere una bambina, poi ci affidiamo al Signore e vediamo come andrà a finire. Grazie. Due piccoli spunti prima di dare la parola a Sua Eccellenza, che sono veramente felice che sia qui con noi adesso, anche ci accompagna anche in questi altri incontri del corso. La prima idea che mi viene in mente è che Andrea, tu sei un sovversivo, tu sei veramente un sovversivo, perché si parlava prima di sovversione delle categorie della famiglia, ma questa è la sovversione per il mondo, cioè questo è lo scandalo per il mondo, vivere la famiglia in questo modo, mostrare come la famiglia sia una sorta di lente di ingrandimento per vivere tutti i valori della nostra fede, tutti dal primo all'ultimo: la prova, la fedeltà, la coerenza, il coraggio, l'allegria, perché anche l'allegria è un valore, ci ho detto anche Ratzinger, anche l'allegria è un valore. Chiudo con una semplicissima domanda prima di passare alla Sua Eccellenza: ma non è più bello una famiglia così, al di là di quello che ha passato Andrea nella sua vita, non è più bello viverla così? Non c'è una marcia in più rispetto a pensare: oddio sì, mo stiamo insieme, conviviamo, poi chissà, ci sposiamo, magari facciamo un figlio, non lo so, però la casa uno di qua, uno di là. Insomma, è un modo, forse anche umanamente, anche se può sembrare anche questo sovversivo dirlo, più appagante, più profondo, più completo di concepire l'unione tra un uomo e una donna, concependola infatti come un viaggio, un cammino verso Dio. Lascio la parola a Sua Eccellenza, ringraziamo ancora per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Sto pensando delle cose molto strane e voglio provocarvi e meravigliarvi. Oggi sono di moda gli sport estremi. Solo quando l'uomo, la donna, no? Affermare la potenza del suo essere, del suo corpo. Al contrario, dovremmo riflettere, e ne abbiamo sentito una testimonianza, no? Sulla importanza di quelli, no? Non eccessi o degli stessi eccessi, ma vissuti a livello dell'essere, ma dell'essere più profondo, che è ugualmente vita. Tante volte i giovani che fanno questi sport estremi per sentirsi vivi, davanti ad una minima difficoltà, delle tante di cui abbiamo sentito parlare, si viene meno, perché si fa appello alla propria dignità, alla libertà, no? Tante altre motivazioni, perché se invece si deve mostrare la propria forza, che diventa una forza quasi violenta anche con se stessi, pensate a quelli che fanno un parapendio e si gettano così, questa moda che si gettano con gli elastici, no? Per vedere. Mettiamoli insieme queste, questo è uno dei paradossi della nostra società, della nostra cultura e del modo come a volte
forse un po' per colpa nostra dei preti, mi prendo la mia responsabilità, abbiamo ridotto la fede a moralismo, ma non al senso autentico della vita. Capite? Perché non è semplicemente, Andrea mi permetterà, un fatto di virtù. Ovviamente c'è anche virtù, c'è anche coraggio, c'è tutto quello che vogliamo dal punto di vista umano e religioso, ma quello che a me interessa sottolineare è proprio il senso della vita. Nel modo, consentitemi un po' di filosofia, più oggettivo possibile, ma vissuto dal soggetto. Perché non è ciò che a me piace, ma ciò che è e che io rispetto nell'altro in me. Per cui mi sento impegnato. Ciò che mi permetto solo, e come sacerdote, come moralista, di aggiungere a quello che ha detto Andrea in alcuni passaggi, proprio appena sono arrivato, è questa scoperta che non sempre noi riusciamo a fare. La definizione del sacramento del matrimonio. Lui ce l'ha descritto dal punto di vista esperienziale, ma la verità qual è? Che se ci si decide di celebrare un sacramento, il sacramento è Cristo, l'amore è Cristo, la vita è Cristo, non che ci dà la forza per, è già questa presenza, questo ci dice la fede, questo ci dice la fede. Perché il sacramento è segno di una realtà che ci trascende, ma nella quale noi crediamo, perché già la possediamo in virtù del battesimo e che non possiamo mettere tra parentesi, che non possiamo nemmeno dare per scontato e a cui fare riferimento in certe circostanze, no. Perché se è vero che è nel matrimonio che si realizza la comunione, allora è vero che io sei tu e tu sono io. Questo discorso di reciprocità che ha il suo fondamento, che davanti a situazioni del genere che ci hanno portato con i piedi per terra e sottoterra per la radicalità delle situazioni, dobbiamo elevarci al cielo nella contemplazione del mistero della Trinità. Perché è lì che il sacramento del matrimonio e della vita acquistano il loro splendore, la vera verità, la luce della verità per chi crede. Altrimenti diventa uno sforzo volontaristico. Altrimenti diventa quasi un discorso ideologico, non fa parte sostanziale della nostra fede. Se pensate che recentemente, ormai da 15 anni, no, sono molti teologi che stanno spiegando l'Eucarestia, badate bene, no? Nella dimensione nuziale, cioè di Cristo che dona se stesso e si dona nella camera alta. Quello che era il talamo per gli antichi al tempo di Gesù, dove si celebra l'Eucaristia. Lì è il fondamento del sacramento del matrimonio, è lì che nell'Eucaristia la coppia, la famiglia deve recuperare queste dimensioni, altrimenti, ripeto, queste situazioni diventano impossibili. A parte la cultura nella quale viviamo, che ci circonda, eccetera, no? Che addirittura parlerà anche di violenza, no? Di sopraffazione, di non accettazione, no? Ma noi viviamo nella nostra cultura religiosa, che ha l'insegna della croce, ma è una croce luminosa, è la croce della risurrezione. Ecco, questo è ciò che dobbiamo
Bernella con Papa Francesco, acquisire nella gioia, perché se questo è solo un ragionamento e non ci dà gioia, non lo mostreremo, o lo mostreremo solo con la violenza del pensiero, perché abbiamo ragione, perché dobbiamo convincere, perché dobbiamo convertire. Invece è la forza della gioia. Ma perché sei felice? Oh, ma tu sei scemo, ti succedono tutte queste cose e tu continui. No, questo è il senso della vita, questa è la fede. E quindi per me l'ascolto proprio di questa testimonianza, nel modo come ci è stata proprio offerta, no? È la capacità, la volontà di dare una testimonianza forte, di quelle veramente forti, ma di una fede che continua a dare senso alla vita, anzi proprio attraverso la fede. E proprio, direi, sono convinto, attraverso poi la preghiera, l'ascolto della parola di Dio, i sacramenti, che non sono degli ammennicoli, no, sono la sostanza. Ci si rende conto di ciò che è veramente importante, senza peraltro mettere da parte l'apporto della scienza, della medicina, ma al servizio della persona, non a danno della persona, a servizio della persona. E anche qui, siccome molte volte crediamo di saperne molto più del Padre Eterno, crediamo che la medicina deve essere per il comodo della persona, per l'interesse, per eliminare i fastidi, per eliminare tutto ciò che può dare problemi. No, questo diventa un approccio egoistico e utilitaristico di quella che invece già dai tempi non cristiani, no, la medicina aveva come finalità. Vedete, si potrebbe continuare, ma mi fermo qui proprio per dire, partiamo da questo per fare una riflessione seria, seria sul senso del sacramento e sul valore della fede nel sacramento, nel sacramento del matrimonio. Perché il fatto di diventare l'uno per l'altro segno della sua presenza non è una barzelletta, non è una barzelletta, eh? E lo si dice in ogni celebrazione, diventino l'uno per l'altro segno della tua presenza. E l'augurio che voglio fare a tutte le coppie presenti. Grazie. Allora c'è ancora qualche minuto di tempo se qualcuno vuole fare delle domande ad Andrea. Sì, è vero, c'è il libro, però c'è Andrea, insomma, chiediamo anche a lui per questa esperienza di vita straordinaria, insomma, direi. Prego, prego. Non lo dimostro, ma mi sono commossa. Come mamma e come madre di famiglia, diciamo, ovviamente. In questo volevo sottolineare, se posso, che siamo noi sposi i ministri nel momento in cui celebriamo il nostro matrimonio, e mi corregga se sbaglio, e viviamo nella Trinità nel momento in cui con fede celebriamo il nostro matrimonio, è da lì che siamo a immagine e partecipiamo alla creazione con l'amore del Signore, con la forza dello Spirito Santo. Quindi io mi sento veramente sorella con voi e ringrazio di questa vita vissuta, di questo sangue, questa carne, come hai testimoniato, che Cristo è carne e sangue nel cuore del Padre. Penso che noi cristiani dobbiamo avere veramente più forza per testimoniare la nostra vita nella miseria, ma con la sua misericordia, con la forza dell'amore del Padre. Domande non te le faccio perché hai già espresso tantissimo, ma mi piacerebbe poter dare ancora più eco a quello che tu hai vissuto
e a quello che può essere la testimonianza di noi cristiani, perché c'è bisogno di questo, per i giovanissimi, per gli anziani, per le famiglie in difficoltà, che sono tantissime, lo sappiamo, ma solo in Cristo possiamo testimoniare la gioia della vita. Comunque rimane chiaro un fatto, io ci tengo sempre a sottolinearlo, perché tutte le volte appunto mi vengono fuori questi riscontri positivi che fanno, va bene, piacere, Vangelo incarnato, sì, ok, che sia chiara una cosa, è tutta grazia, noi non abbiamo nessun altro merito, mia moglie ed io, che aver espresso esclusivamente questo, la nostra volontà di abbandono nei suoi confronti, tutto il resto lo fa lui. Noi, io parlo personalmente, mia moglie è una santa donna, io sono una bestia sono ancora, la differenza è che adesso riesco a tenere le catene alla bestia attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera, perché è solo questo che mi consente di essere il dottor Jekyll e non Mr. Hyde ancora una volta, ecco, che sia chiaro questo, per cui se è possibile a me che sono bestia, è possibile a tutti, perché davvero di nostro abbiamo solo la volontà, esprimere la nostra libera volontà nell'abbandono alla sua volontà nella nostra vita, tutto il resto lo mette lui, è più facile di così non si può. Perché adesso noi viviamo oggigiorno nell'illusione del controllo, no? Abbiamo tutti questa smania di vivere da creatori, no? Di controllare le circostanze, di autodeterminazione, eccetera. Ragazzi, fare il creatore è una fatica immane, hai un sacco di scocciature, è molto meglio, è molto più bello, è molto più liberante fare la creatura. Pensa tutto lui. E di fronte a uno che ti ama così, chi ti tocca? Quando il dolore diventa occasione di corredimere il mondo offerto in Cristo, no, a Dio, la morte diventa il momento della comunione eterna di gioia e felicità piena con il Padre, ma chi ti tocca? Di che cosa? Poi, come dice San Paolo, morte, dov'è il tuo pungiglione? Che cosa ti fa più paura? E non c'è situazione più liberante di così. Così si è veramente liberi. Ed è alla portata di tutti ed è gratis. E allora ragazzi, dai, altro che fare le code davanti ai negozi che fanno i saldi. Qua è alla portata di tutti, basta stare attaccati a Gesù, sacramenti e preghiera. Più semplice di così. Veramente ringraziare Andrea, perché noi pensiamo che esperienze così forti sicuramente santificano chi le vive sulla propria pelle, in questo caso i componenti della tua famiglia, però sicuramente purificano chi ha avuto la grazia, come hai detto tu, la grazia di poterle ascoltare come molti stasera. Quindi, non so, almeno per noi che abbiamo una famiglia in cui si vive una situazione, mi permetto di dire semplicemente più tranquilla, nel senso, ecco, sentiamo di non vedere l'ora di tornare a casa per abbracciare le nostre figlie, per accarezzarle, per baciarle, perché quando hai detto che hai trovato anche il lato positivo, la grazia, in momenti così dolorosi come il distacco da un figlio, non c'è un momento più doloroso, ecco, sentiamo che noi invece siamo portati a vedere la mancanza di tranquillità, non lo so, in un brutto vuoto, nel fatto che la mattina fanno confusione, non sanno che si devono mettere, abbiamo due ragazze di 17 e di 12 anni, quindi potete immaginare. Però ecco, non lo so, dopo averti ascoltato, sinceramente c'è questa consapevolezza che siamo veramente fortunati, fortunati perché sono per noi un grande dono. E quindi veramente grazie, perché ecco, c'è questa voglia proprio di guardare tutto il positivo che c'è in loro, perché ce n'è tanto, e noi genitori, almeno con i figli un po' adolescenti, siamo portati invece a vedere quello, il lato negativo, e quindi viene il dialogo, viene una comunicazione, insomma. E allora ecco, grazie per questo, per questa voglia. Ci sentiamo proprio purificati. Voglio aggiungere una cosa.
Ringrazio anche di questo intervento, è molto bello. Vorrei solo dire, signori, la grazia la chiediamo e l'abbiamo. Il problema è la forza di dire sì a questa grazia, perché se, attenti a quello che sto per dire, capiamolo bene, se no si può fraintendere. Perché se diciamo beato te che hai avuto questa fortuna, questa grazia, eccetera, noi rischiamo, corriamo il serio rischio di sminuire il valore della redenzione. Mi spiego. Maria Santissima ha detto di sì all'angelo. Maria Santissima è preservata dalla colpa originale, ma Maria Santissima, ci hanno insegnato i vescovi nel concilio, peregrinò avanzando nella fede. Che significa questo? L'aver detto di sì ad un progetto di Dio che è un mistero. Cerchiamo di fare un po' mente locale anche noi quando andremo a vedere il presepe. Che cosa vi sembra? La grandezza dell'annunzio e voi l'asinello e la stalla e la grotta. Che cosa vi sembra? Il figlio di Dio porterà la salvezza e a te la donna una spada trafiggerà l'anima. Capito? Questo peregrinare nella fede non sminuisce, anzi, ci fa capire in che modo sia Maria, per grazia e per umanità, hanno contribuito, lei ha contribuito in un modo grandissimo. Alcuni parlano della corredentrice, perché ha contribuito a questo. Ha contribuito con il suo sì, ma non è stato un sì sull'autostrada, detto sì, dai, è tutto facile. E lo stesso è per noi. Ecco perché la fede non è un'idea, ma è l'incontro con una persona, diceva Papa Benedetto. La fede è prima ancora di essere anche un insieme di verità, un insieme di norme, è il rapporto personale con Cristo. Allora sì che diventa un'avventura, perché quella croce ti parla sempre, ti parla diventando anche luminosa perché c'è la risurrezione, ma ci devi passare per arrivare, perché si accenda la croce. Se no rimane solo mezzo di tortura e di condanna, perché a me? Quindi quando ci passi e ci passi non è facile, dico a me, credo che sia per tutti. E questa è la forza della nostra fede, questa è la speranza che ci deve animare, questo è il modo con cui dobbiamo vivere anche, per esempio, ormai a Natale ci facciamo gli auguri, no? L'anno liturgico. Perché attraverso la liturgia noi ripercorriamo questi momenti e riscopriamo la nostra identità di battezzati, di chiamati da Dio a condividere questo cammino, perché siamo consepolti, corrisorti con Cristo. E qui dobbiamo ripercorrere la stessa via, con il nostro sì quotidiano, che è difficile. E allora com'è possibile quando dice ma io non sento la grazia? Io, il Papa ci sta ricordando fino, no? Sto dicendo non fino alla noia, è un peccato dire così, ma fino, dice sempre le stesse cose, dice, no? La tenerezza e la misericordia di Dio, il sacramento della confessione. Questo ci sta ricordando, perché in questo modo riusciamo a superare e a capire che se Dio mi ama, nonostante che io sia così, Andrea ce l'ha detto tra l'altro, no? Vuol dire che posso andare avanti. E se oggi mi viene la voglia di dire come Giobbe, ma chi ti credi di essere? Facciamo un giudizio. E poi alla fine, finora avevo sentito parlare di te, ora i miei occhi ti vedono. Ecco la conclusione di tutta sta storia. Riuscire a vedere Dio con i nostri occhi, non a sentirlo, e basta.
ma vederlo, vederlo giorno per giorno, vederlo nelle situazioni più difficili, più ingarbugliate, quelle che vorremmo evitare ma che di fatto non possiamo, dobbiamo camminare e camminiamo dietro a Cristo. Se non ci sono altri interventi, ci possiamo salutare. Ci possiamo salutare. Ringrazio Andrea per essere venuto fin qui dalla profonda Longobardia, cioè da Milano, però dice che qua fa più freddo dell'acqua, quindi rendetevi conto quanto siamo tosti noi. Ringrazio Sua Eccellenza che con la sua presenza ci ha arricchito di riflessioni su un intervento che francamente ci ha lasciati molto ricchi, molto ricchi, molto ricchi. Adesso vi rilancio il prossimo incontro, che è un incontro di ben altra caratura, ovviamente verso il basso, perché sono io relatore, e anche perché si parlerà, pensate un po', di diritto. Si parlerà delle leggi sull'aborto e sulla fecondazione artificiale, quindi vedremo un attimino di capire come funziona nel nostro ordinamento la legge che consente la distruzione ogni anno di decine di migliaia di esseri umani, l'ultima volta ne sono stati distrutti 120.000, è una legge, la sua degna epigona, cioè la legge sulla fecondazione artificiale, che dal 2008 in poi ha superato la mamma, perché dal 2008 in poi sono più gli embrioni distrutti dalla fecondazione artificiale che quelli dall'aborto. Capendo dal punto di vista legale, ma anche di riflessione sul diritto, ma anche di riflessione sull'uomo, perché il discorso, come ho detto all'inizio, come ho detto la scorsa, è sempre quello, come anche problemi così complessi, con apparenti soluzioni al desiderio di avere un figlio, possono celare il male quando sono contro l'uomo. Quindi vi auguro buon Natale, vi ringrazio per essere stati qui con noi e ci rivediamo sabato 11 gennaio alle 15.30 sempre qui. Grazie, buone feste a tutti. Buon Natale.